Signori, il giorno è finalmente arrivato. Oggi ci andiamo a fare il legno a livello 13, il nostro tronchetto. E quindi spacchiamo tutto. Ciao ragazzi, Sonex e bentornati sul canale. Siamo qui per un nuovo video di Clash Royale. E oggi è arrivato il giorno X. Oggi faremo la mia prima leggendaria a livello 13, ovvero il tronco. Principalmente per un motivo: è veramente angosciante vedere sta stronza di una principessa arrivarti a frecciare la torre e tu gli butti il tronco e rimane viva. Quindi mi raccomando, prima di partire col video, un bel pollicione in su se ancora non avete fatto iscrizione e campanellina per essere aggiornati di quando usciranno i nuovi video. Anche perché quest'oggi non faremo solamente il tronco al 13, andremo un po' in ladder a vedere se riusciamo a fare la nuova divisione. E altra cosa, avremo un baule del clan da aprire che potrebbe trovarvi qualche leggendaria nuova. Ma perché no? Mi manca Domatrice d'Ariete e quell'altra tipa che spawna gli scrofi, i maiali. Quindi, volendo volando, può succedere di tutto. Ma bando a rotoballe di minchiate, siamo pronti a prenderci il tronco e cacciarlo a livello 12. Signori, io farei una cosina: gli darei 5 jolly, anche perché diversamente non potremo farlo. Gli diamo 5, ragazzi, se li inciuccia tutti, dopodiché lo spariamo a livello 12. E io volendo potrei accontentarmi, perché a livello 12 la sciotta la principessa al 13. Però fatto sta che mi ha fatto incazzare così tanto il fatto che non le sciottavo, che mi è rimasto un po' nervoso, che oltre a farlo a livello 12 io lo faccio anche al 13, perché noi abbiamo anche il libro di libri. E quindi volendo volando, se non ci sparano, quindi non vogliamo più, andiamo direttamente, ragazzi, a riprendere il tronchierello. Gli diamo un bellissimo libro di libri, gli sbroffiamo addosso questi 20 tronchi che non esistono ma che il libro ce li fornisce. E diversamente, signori, parte a livello 13 con proprio, ragazzi, nessun ritegno. E ciliegina sulla porta, esattamente sull'uscio d'ingresso. Io oggi manco spendo i soldi, abbiamo la monetozza e ci utilizziamo quella. E letteralmente, signori, il tronco va a livello 13 senza che abbia speso letteralmente una lira, se non quei 50.000 monetozzi dal livello 11 a 12 che sono tranquillamente trascurabili. Io, signore e signori, tronco livello massimo. Voglio solamente trovare una principessa e imballarla come fosse appunto il fieno che fa il contadino di fianco. Mi piace. Una volta un vecchio saggio dell'Himalaya, tra l'altro amante dei piedi, mi disse, vedendomi giocare a questo gioco: lei mi sa che è affetto dalla sindrome Orfei. Giocando da circo è per forza il cazzo che troppa trofei, e di conseguenza ho appena perso due partite in maniera veramente ultra pepega. Però siamo contro Dozer e possiamo, ragazzi, fare veramente veramente bene. Questo inizio carte è un po' come prendere a colpi di Nakera e Maroni. Però se butto il cannone qua in mezzo e volendo volando lui c'ha lo zio, no, che però poi mi arriva veramente. No, meglio no, ragazzi, perché un deck con lo zio lo soffrirei tantissimo. Quindi giriamo i tartarelli, vediamo un attimino che cosa ci propone l'avversario, altrimenti prima ripartiamo con la carogna. Pazzi sgravati. Ok, no, raga, butta Lamberto. Come non detto, ragazzi, arriva con Lambergianni. Lambergianni, vediamo se viene infoiato dal giocattolo dello zio. Vediamo che sto buco va a vedere il tronco. No, no, buona, via. Ok, lascia stare. Ok, ragazzi, inizio un pochino particoloso. Forse lui c'ha il pallone, però facciamo che io riparto di carogna, che non me ne frega niente, ragazzi. Carogna malata, se c'ha il giocattolo, insomma, quello volante dei coglioni dello zio, finiamo a pecorella, però. Ah, no, donna polenta e simmental, ragazzi. Qua, attenzione, il pranzo diventa veramente indigesto. Diventa veramente pesante, perché se mi arriva sto... via sta furia. Via sta furia, Coco, via. Vai, vieni fuori, vai, patata. Vai, patatone, bravissimi, Coco, belli, che se morite io riparto con la carogna. Se morite, belli, io riparto col carogna. Assolutamente sì, raga. E avanti di carogna, giù cattivi a torre. E speriamo che non ci abbia niente di... Non c'ho niente a vita di buttare il tronco. Guarda il ragazzo zappone, ragazzi. Il ragazzo zappone, best carta ever. Guarda quanto leva, uccide Lambergianni. Incredibile, Mesh, veramente. Io non pensare mai che ragazzi zampa del porco facessi così. Incredibile, Mesh. Vabbè, ok, stiamo tranquilli, ragazzi, stiamo tranquilli. Non facciamoci prendere dalla zingaria. Butta un ragazzo poi un uomo patata, così a casissimo. Spero che non ci manca la cimitero, altrimenti non saprei che deck. Già il deck adesso è strano. Comunque ci sarebbe per alzare un po' il colesterolo e darci quella carogna, però lui no, lui c'ha la simmental, quindi è meglio evitare. Facciamo una cosina molto molto bella. Se arriva giù con la donna polenta, io li tronco entrambi, bravissimi, così ciclo. Il ragazzo zampone arriva giù cattivo con la furia, esattamente come prima. Ma volendo volando, se salviamo il cannone, ragazzi, ci difendiamo veramente bene. Anzi, volendo, ragazzi, io ripartirei anche di carogna. Avanti di carogna, arriva Lamberto, non ci credo. Lamberto riprende la torre. Polenta volante. E questo si ferma volendo volando. E le palle dello zio, lo sapevo. Le palle dello zio, ma butto un ragazzo zampone, ragazzi, la crema. Le palle dello zio le riesco sempre a difendere, più che altro quando arriva lo zio in sé. Ok, questo è il problem. Ferma sti robi, oh! Ferma, signor ragazzo patata, venga qua. Dar patatone a tutti, bravissimo. Guarda che spettacolo, però Lamberto farà dei danni, ragazzi. Lamberto farà un sacco di danni. Fermalo. Occhio che si è tolto le mutande, attenzione, questo è un problema, questo è un big problem. Vado a buttare anche la polenta, per forza. Butto la polenta, signori, e belli, tranquilli, questa ce la portiamo a casa. Anzi, vi dirò, la porterà a casa esattamente il nostro trucchetto, ragazzi. Il nostro amatissimo tronco ci arriva al livello 13, consacra il video e anche la prima vittoria.
Ragazzi miei, prima fatta, abbastanza easy, questa era abbastanza counterabile, quindi non troppi problemi. Nel mentre portiamo a casa la bellezza di 29 coppe, una corona e 50 fighissime monete. E per il secondo attacco, signore e signori, siamo contro il signor Pecon, il signor Pecora del clan dell'intestino tenue. Cosa c'è scritto? Mettiamo intestino tenue di pecora, via, mettiamola così. Arriva con un cavaliere è veramente incazzato, una manzotina, arriva anche col... No. Niente ronco, ferma il ronco col tronco. Perfetto, è veramente incredibile. Io riparto anche di carogna volendo. Ripartiamo malissimo di carogna e avanti cattivi. Però questo, vedi, questo c'ha il log bait e quindi di conseguenza è come alzarsi la domenica mattina a stirarsi, vedere un tipo che ci tira una badilata sui maroni e ci canta l'inno d'Italia, cioè... Morite, tattarelli, morite, mori! Doveva ittare per forza, non poteva nascere con l'ostoporosi e morirci prima. No, itta. Vabbè, comunque stiamo tranquilli, respiriamo. Ok, però lui arriva, ragazzi, no, su postazzo, attenzione. Questo è un problema, questo è un grosso problema. Oh, forse riusciamo anche a fermarlo senza troppi problemi. Ma io voglio riparto anche di carogna pazza cattiva. Ragazzi, sì, carogna maletta proprio. Carognoide, boletta volante. E questa casina bella. Però adesso lui ritornerà sicuramente con ronco. Ovviamente sì, che ragazzi sì. Ovviamente che sì, finisci questo. Finisci, lo prendi anche Tartari, ti prego. Attenzione, torna con lo sturatore. Questo è veramente un grave problema. Dobbiamo difendere il più possibile. Difendi. Sì, difendi, che spettacolo. Sì, veramente una creme della creme. La creme della veramente della cosa incredibile. Comunque no, però così non va bene. Allora, te ronco del principessa. Tu vuole ubriacare per fare zoom zoom con principessa. E no buono, Fai fuori del ronco. Bravissimo, ragazzo Zampone. Che carta spettacolare. Il ragazzo Zampone è un qualcosa di incredibile. Ma è una ragazza, ragazzo Zampone. Ve lo dite voi. È una ragazza, però si chiama ragazzo Zampone. Quindi per me è ragazzo. Ronco! È la lei col vino, ragazzi. E giù di vino. Molesto il vino. E avanti così. Io, ragazzi, riporto anche di carboni volendo. E avanti cattivi così. Lui c'ha sempre starma. Dopo tira una polentazza in mezzo alla fronte. Che ti giuro diventa intelligente. Comunque, questa è brutta. Fratello, brutta. Però guarda il ragazzo Zampone, guardalo, che roba. Guarda il ragazzo Zamba che fa fuori tutto, riparte col tronco. E io, raga, ripartirei di carogna perché mi ha rompo rotti i coglioni. E andiamo cattivi, e avanti cattivi così. E mo la polentina la buttiamo. Polenta volante. E la prendi la torre, ti prego, prendi. E vabbè, l'abbiamo presa, raga. GG. Questo lo fermiamo, ragazzi miei, non passa nessuno. Raga, più chiusi veramente di un coso chiuso, di un barattolo di cose chiuse. Adesso arriva. Vabbè, adesso intanto ci farà un po' di danno. Ma chi se ne frega. 7 secondi. Non avrà Elisir a sufficienza per truppe letali per la nostra torre. Tranquillamente ce la portiamo a casa, raga. E il signor Pecora, intestino di pecora, se ne torna nel suo vinaio a farsi macellare. E ragazzi miei, portiamo a casa questa vittoria. 31 coppe, una coroncina e 50 fighissime monete. Signori, ultimo game di quest'oggi, dopodiché andremo ad aprirci anche la cassa della guerra tra clan. Diversamente, siamo contro George della giungla, ragazzi, così cattivi, contro veramente uno scimmioide, un uomo scimmia, va bene ragazzi, va bene. George della giungla ci sta, ragazzi, ci sta, lo filo benissimo, lo filo veramente come le liane delle piante che lo sorreggono quando gira nudo in mezzo ai macachi. Tranquilli, raga, tranquilli. Parte con un arcerozzo così e andiamo belli, diciamo, studiosi. Non voglio buttare carte a caso perché sai, barbari scelti, vi ripeto, ho perso a prescindere. Troie cornute mi hanno sempre fatto un danno veramente micidiale. Tra l'altro, prima stavo dicendovi qualcosa che mi sono dimenticato, mi sono fermato, o magari non mi ricordo se ve l'ho detto. Praticamente c'è un problema che io non vorrei urlarvi ogni singola santa volta che butto una fireball, perché c'è un problema molto grosso. Che io un tempo usavo un deck molto più pesante e la fireball la buttavo ogni tanto. Polenta volante. Fa fuori sta roba, fa fuori. Allora, ragazzo Zampone, quanto ci ha eliminato le truppe. Poi ragazzo Zampone non ha fatto praticamente una minchia. No, forse ha ucciso l'Amberjan, ragazzi. Forse ha ucciso l'Amberjack. Allora tutto cambia. Ok, allora cambia. Comunque stavo dicendo, ragazzi, che praticamente se non urlo ogni singola santa volta che butto del cibo contro la torre è perché praticamente sto deck cicla molto più veloce di quell'altro. E prima, ok, ci stavo un 3-4, quindi le buttavo una, due game. Queste le butto praticamente sempre. Quindi no, il lercio. Ho perso, ragazzi, abbiamo perso. Cioè, io il deck lercio non lo vinco nemmeno se vado a pregare una lingua del tatangabambù. E ecco, perfetto, bellissimo. Ma forse è meglio che l'ha baitato lo spiritello, perché se mi rallentava il lercio lo caricava molto di più. No, c'è il mini pecca, veloce, da buttare i tartarelli. Se muore questo abbiamo perso. Ho perso la torre. Morto quello, ho perso la torre, per forza. Cioè, doveva avere almeno due moschettieri. Due moschettieri mi servivano, due ragazzi in zampa. Qua perdiamo tutto, è un casino. Qua è un casino, butta il tronco, ti prego, fermati. Non ce la facciamo mai, qua ho perso la torre. Sì, è andata pazza sgrava e la torre è andata letteralmente a mignote. Basta!
Lamberto, smettila con quella purga lì in mano, Dio buono. Allora, un giocatore professionista di briscola in questo momento avrebbe bestemmiato, ma io butto una carogna così a caso. Carognozzo a caso, vediamo se riusciamo a fare qualche danno. Ok, raga, butto anche la polenta. Polenta volante e questa casina. Ok, ok, dobbiamo difendere l'Erce, ragazzi. 55 secondi per svoltare il game o finire letteralmente con i paletti nell'ano a cantare una qualche canzone lirica di Pavarotti. Raga, quell'arciera mi rompe veramente i coglioni. Perché se mi ammazza il cannonazzo, io divento veramente la biscia. Ammazza quel robo, ammazza quel robo. No, niente, sono attacca. Come... ok, adesso butterà l'Erce sicuro. Giriamo gli spiritelli, ragazzi. Che se arriva l'Erce, non c'ho il cannonazzo, sono la pecorella. E io rimando la carogna, raga. Giù di carogna e avanti, cattivi. Ti prego, non buttare niente. Sono devo polentare, devo polentare, devo polentare per forza. Caccia il polentone, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ti prego, ti prego, ti prego. Altrettina. L'abbiamo data, l'abbiamo data. Raga, se c'ho la fireball e c'ho il trucco, ce la facciamo forse a recuperare, ovviamente. Non potrò mai vincere. Non posso mai vincere, ti prego, ferma all'ercio. Ferma all'ercio. Volendo così difendiamo, devo solamente buttare, raga, fireball e troncazzo. Polenta volante, giù di tronco. Ti prego, prendila, perfetto. Siamo in partita, raga. Siamo in partita. E si va cattivi adesso. E adesso non si scherza, raga. E adesso andiamo giù veramente come delle massaie incazzate che gli sono arrivati là a rubare la farina per l'impasto e si incazzano come del velve. Polenta, basta sgravare in fondo. E se riusciamo a difendere, veramente, questa è una fiaba. Questa è la fiaba dell'Allegro. Prendilo in... via. Scusate, ok, tranquilli, raga. Io riparto volendo anche di carogna, raga. Io volendo riparto. Ma sì che riparto di carogna. Ma sì che non c'ha le truppe, raga. Ma sì che vado cattivissimo. E la butto qua in fondo. Butto la polenta, pazza sgrava. E facciamo anche questo. Niente, però siamo tranquilli. Non gli devo far usare l'ercio. Ok, questo è un gran problema. Questo è un grossissimo problema. È un grandissimo problema. Ti prego, fallo fuori. Grandissimo. Ok, questo è un problema. Questo è un altro problema. È un altro problema. Il patata regge tutto. Come la tipa sul divano col 5 del magombo. Va che rovina spettacolare, raga. Na crema, tartarelli. E riparto di carogna, si carica. Carognone, pazzo sgravo. E nessuna paura. Nessuna paura. Tanto lui non c'ha i barbarazzi. Non c'ha i barbarazzi. E volendo, prendo anche Zizou. Signori, un attimino. Forse possiamo ribaltarla. Devo usare il cannonazzo. Devo usare anche il troncherello. Troncherellati, per favore, troncherellati. E adesso quindi ripartiamo di carogna. Avanti, cattivi. Diretti. Polenta volante. George della giungla. Questo non l'avrai. Questo non l'avrai assolutamente. E la carogna fa... una hit ha fatto solamente. Brutta roba. Però se difendiamo ce la possiamo fare. Tranquilli, raga, tranquilli. Questa si può fare. Si può difendere. Il lercio. Mettilo via. Mettivi al batacchio. Buono. Fermalo, bellissimo. Fermalo, perfetto. Sto mangiando qualsiasi tipo di parola esistente su questo. Polenta volante. Assolutamente sì. Prendila e non farà la hit. L'ha fatta. Godo malissimo. Butto il cannonazzo. E raga, questa è nostra, signori. Non so come la carogna ha fatto la hit, ma lo spareggio. Ce la portiamo a casa. Mi sta scoppiando letteralmente il cervello. Mi sta scoppiando letteralmente la destra, raga. Ce l'abbiamo fatta. Un deck più cancerogeno non poteva darmelo. Comunque, 30 coppe, 2 coronette, 40 fighissime monete. E porca troia, George della giungla me l'ha fatta sudare fino all'ultimo secondo. Gambeccone di tronco e polenta. E chiuso alla fine, ragazzi, con una carogna che da un hit che non ho capito nemmeno come abbia fatto. E signori, con questo finalmente consacriamo il video del tronco con 3 vittorie di fila, quindi una cosa abbastanza piacevole. Diversamente da ciò, ci apre cose per ricordarci che siamo dei buffoni. Vabbè, sti giullari, basta. Ragazzi, ci andiamo finalmente ad aprire il baule della guerra tra clan, che è veramente qualcosa di godereccio, perché potrei trovare dentro una leggendaria. E tra l'altro me ne mancano due: la strega madre, la scrofa, e appunto la domatrice. Comunque, leggendarie a parte, che tra l'altro neanche mi servono, perché principalmente l'unica che uso è il tronco, l'ho già maxato. Vorrei, ragazzi, trovare un bellissimo ragazzo tampone. Ovviamente non il giocato aeronautico dello zio. Un ragazzo, no, una mega rapa. Vabbè, lascia perdere. Vediamo, ragazzi, la prossima, che è il principe nero. Molto buono questo. E per chiudere, leggendariozza, ragazzi. Leggendariozza che invece abbiamo un rullo dei tambore, signore e signori. Abbiamo la scrofa. Ho trovato la scrofa. Che bello, finalmente. E dai, è così, signori. E ci troviamo la scrofa. Raga, la volevo. Più che altro non per usarla in ladder, ma nelle sfide, raga, nei tornei. È un botto rotta sta carta. Veramente un baule coi controcoglioni, ragazzi. Sono veramente felice. Forse il miglior baule del clan che abbia trovato fino adesso. E con ciò, ragazzi, io termino qua anche questo video. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete qualche leggendaria già maxata e qual è la vostra leggendaria preferita. Detto ciò, vi ricordo sempre: pollicioni su, iscrizione, campanellina per essere aggiornati nei prossimi video. E noi contatti mi chiamo appunto in un prossimo. Nuovamente, guarda, vi saluto. Qui da Next è tutto. Bella, raga.